Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Stasera al Maradona il match scudetto Juventus-Napoli. A parole la sfida è cominciata già ieri nelle conferenze della vigilia. Allegri ha provato a scaricare la responsabilità sul rivale, lo dice la classifica. Ha dichiarato: loro sono favoriti e Spalletti è bravo. Da Napoli gli fai col rivale. La Juventus è piena di campioni, sono loro i favoriti. McKennie favorito su Chiesa, attenzione però proprio a Chiesa, Allegri potrebbe anche decidere di schierarlo dall'inizio in attacco. Decisivo sarà il confronto fra Bremer e Osimhen, nel Napoli due sono i rientri, Rahmani torna titolare e in coppia con Kim e Zielinski dovrebbe riprendersi il posto di mezzala sinistra affidato a Elmas a Genova. Nel Torino, dopo la vittoria a San Siro contro il Milan in Coppa Italia, il presidente Cairo predica calma, domenica c'è lo Spezia e si pensa al futuro. Siamo in A da 10 anni, ha dichiarato il patron, e siamo nelle condizioni in cui ci piacerebbe fare qualcosa in più. Sarà la Fiorentina la rivale nei quarti di Coppa Italia, dopo il turno di campionato il 21 gennaio la squadra di Juric ritroverà i viola da avversari in Coppa anche il 1 febbraio, la vincente andrà in semifinale. Nel basket Torino vola alle Final Four, ancora vencato suo il canestro che valse la qualificazione ai quarti di finale contro Milano ed ancora lui a pescare il game winner contro Forlì. All'Unieuro Arena finisce 75-73 in favore della Reale Mutua Torino che vince la partita, si qualifica per la Final Four di Coppa Italia LNP dove in semifinale affronterà la Vanoli Cremona. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zipnews.